maggioranza dei veneti lo vuole, il referendum si può fare. E poi titola invece: il mio conto corrente al sicuro via dall'Italia. Pullman del movimento indipendentista veneto stato in Carinzia, in Slovenia. Si rischia di svegliarsi derubati da Roma. L'Austria delude, meglio l'Istria. Sì, stiamo facendo con molti cittadini, non solo con aderenti a Veneto Stato, questa esperienza di contatto con le banche straniere, perché straniere ma nell'ambito dell'Unione Europea. Molti ignorano che non ci sono più frontiere in Unione Europea e quindi non ci sono più quei limiti che c'erano una volta alle dogane. Andare ad aprire un conto in Slovenia, in Austria o in un altro paese dell'Europa è la stessa cosa che aprirlo nella città vicina dove abitiamo. Che ha con una differenza sostanziale, che se in Italia dovesse essere adottata, come è molto probabile, una misura patrimoniale o addirittura un'uscita dall'euro o altre forme di regolazione dei rapporti monetari, potremmo subire un grave pregiudizio di natura patrimoniale. Allora perché non mettere al sicuro i piccoli risparmi in modo legale, alla luce del sole, in modo trasparente? Dal punto di vista strettamente economico, Sì. non politico, cioè, quindi, Del conto. no, dal punto di vista strettamente economico, noi stiamo meglio come ad essere Italia, noi veneti, stiamo meglio ad essere Italia, staremmo meglio ad essere veneto, ripeto, non ne Sì, dal punto faccio di vista economico. o staremmo meglio ad essere nord-est? Beh, non c'è dubbio che dal punto di vista economico e quindi anche fiscale, perché è essenzialmente Economico, collegato, il Veneto indipendente sarebbe una sarebbe mafia, meglio. non c'è dubbio, sarebbe, secondo un dato Da un punto di vista statistico, economico, il primo land della Germania. da un punto di vista economico, la Germania però non ha i land separati, No, i land sono stati indipendenti non ha land con una separati, limitazione che potrei vabbè, allora, spiegarla. non è, per cui io parlo di Veneto Stato, Certo, in da Europa. un punto di vista economico, stiamo meglio con l'euro o stiamo meglio con la lira o con quello che vuole? Ma potremmo stare con entrambe le situazioni Con quello adeguatamente, stiamo meglio. anche con l'euro, non abbiamo nessuna difficoltà a competere con altri paesi che sono all'avanguardia, tant'è vero che, ripeto, il Lei Veneto. se tornerebbe a lira o metterebbe una divisa a Se, se, Veneta o no, no, io si credo che l'euro sia una realtà, però se l'euro dovesse fallire non si esclude di avere una moneta anche Non le ho nostra. chiesto Eh questo, beh, ma le insomma, ho io le chiesto, no, le ho rispondo. chiesto che cosa conviene secondo lei. In questo momento possiamo essere sicuramente con un euro veneto nell'ambito dell'Europa e quindi competere tranquillamente con i paesi che pensano già al super euro. Il Veneto potrebbe essere nel super euro, però è un problema che non ha senso esaminare e definire in questa fase, perché se il Veneto fosse indipendente, innanzitutto salverebbe la propria economia e salverebbe ancora qualche possibilità di speranza per il futuro delle nostre generazioni, che attualmente stanno andando in giro per il mondo. Infatti, è una delle pagine che ho stato su Facebook, andiamo, quindi l'ho trovata, se volete anche sul social network, andiamo sulle pagine locali dei giornali il mattino.